Questo programma è offerto da... innovativo, che vuole crescere, che ha fatto da 12 anni a questa parte, è sempre stata in crescita, dei giocatori che negli ultimi 3 anni hanno fatto cose straordinarie, che ho notato in questi giorni che hanno delle conoscenze, hanno un alto livello di conoscenza, tecnica, tattica e poi dopo c'è l'ambiente, la passione che voi avete nei confronti di questa squadra e di questi colori, e queste sono tutte, diciamo, tutte le ragioni per cui ho accettato volentieri questa, non dico che è una sfida, perché ho una bella esperienza, perché la considero e sono convinto che sarà una bella esperienza per tutti. Grazie mister. Gerardo Sannita di Benevento ha una domanda per il presidente De Laurentiis. Anzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare il presidente per dove ci ha fatto arrivare come club. A Lorenzo vorrei ringraziarlo per la sua passione, per la sua napoletanità, e a Carletto per aver accettato questa sfida sicuramente molto importante. Ma la domanda è per il presidente. Io sono un tifoso malato come tanti di Benevento, ma trapiantato al nord Italia, a Verona. Noi abbiamo una grandissima difficoltà come tifosi, sia per i contatti con la società nel caso di trasferte, biglietti, eccetera. Infatti è praticamente impossibile per noi riuscire a comprare un biglietto via con gli sticket, eccetera. Stanno sempre, come si dice, un attimo, devo spegnere la mia... spenta, grazie. È una cosa privata per me. Allora, abbiamo questa grandissima difficoltà e è quasi impossibile, se non vivi a Napoli praticamente, senza fare le file, avere la possibilità di seguire le partite all'estero o fuori nelle coppe, eccetera. Un'altra grande difficoltà che abbiamo è trovare il materiale del Napoli, perché noi ci vestiamo volentieri d'azzurro con la N, siamo fieri della nostra bandiera. Lo stesso Benevento, che è a 70 km da Napoli, è impossibile trovare un negozio che venda le magliette del Napoli. Quindi, presidente, c'è in piedi o si fa un pensiero su come darci una mano? Beh, io intanto la ringrazio, perché conoscere le difficoltà ci permette di migliorarci. Però lei sa che siamo nel terzo millennio e che la merce viaggia anche online e anche i biglietti si possono comprare online. Quando lei mi parla di trasferte all'estero diventa un po' più complicato, perché i biglietti a disposizione sono molto inferiori a quelli che abitualmente ci sono per vedere le partite in casa o fuori casa in Italia. Comunque io lancio una proposta: mettetevi insieme i vostri, diciamo, i club che sono presenti qui a Di Maro, che rappresentano il Napoli, facciamo una riunione, vi mettete d'accordo con Nicola Lombardo, venite da me, facciamo una lista di problematiche e vediamo come risolverle in maniera effettiva. Bene, molto bene. In modo tale che anche i miei, non li chiamo dipendenti, li chiamo colleghi di lavoro, perché io sono sempre schierato in prima linea, non abbiano poi delle scusanti per dire se, ma, bi, ba, bo. Va bene? Grazie presidente. Giuseppe da Napoli Centro per Lorenzo Insigne. Giuseppe. Sì.
Lorenzo, una domanda pure al mister, chi mi può rispondere? A nome di tutti i quartieri di Napoli sanno che io vengo qua e chiaramente gliela fai la domanda al mister, lei è l'orgoglio di Napoli, mister. Grazie. Lei è tutti noi, lei è Lorenzo. Allora la domanda è questa. Sarri dopo Firenze ha detto che la partita l'abbiamo persa in albergo. È possibile che possa succedere nuovamente? Allora chiedo a me. A tutti e due. Mister, a tutti e due. Mister, a tutte e due. Lei è un grandissimo allenatore. A noi adesso in questo momento ci invidia tutta l'Europa. Quindi lei mi può rispondere tranquillamente. Cioè, non ero sul posto, ma che posso dire, a livello psicologico, l'aspetto psicologico incide molto in una partita di calcio, e quindi sicuramente a livello psicologico la partita della sera prima ha sicuramente inciso, non so fino a quando, e poi dopo c'è l'imprevedibilità del calcio che salta fuori, ma sì. Adesso non so, Lorenzo che era diciamo dentro può spiegare meglio quello che è successo. Però posso dire, tanto per esperienza, perché non è che sono più così giovane, capita di perdere le finali di Champions League quando vinci 3-0. No? No, ma per dire, no. No, per dire, perché tutti questi anni il ritornello, ecco, ma che cosa può essere successo? Che cosa può essere successo? Avete preso gol in 6 minuti, vi siete rilassati, niente di tutto questo. Il calcio è bello perché tante volte è imprevedibile, perché tante volte ci sono delle cose che nel calcio non si possono spiegare, è impossibile spiegare, non c'è tante volte la razionalità per spiegare determinati eventi che possono succedere sul campo, e può essere quello che è successo, considerato anche un aspetto psicologico negativo, quello che è successo al Napoli contro la Fiorentina. Bene, io direi che Carlo ha risposto, andiamo con l'altra domanda, vedo che c'è un ragazzino qui. Mattia, ancora per il mister Ancelotti. Sentirvi dire da Lorenzo se hanno perso la partita vedendo la Juventus che vince 3-2. Va bene Lorenzo, vai. No, stavamo guardando la partita come tutti i tifosi del Napoli, siamo rimasti male, però penso un po' ci ha condizionato, però dagli errori si impara, quest'anno cercheremo di non guardare più altre partite e concentrarci sulle nostre partite. Ora puoi parlare, Mattia, per mister Ancelotti. Allora, mister, oggi... Non emozionare. Oggi è una bella giornata e... Ho visto che sui calci piazzati. Sui calci piazzati. Ah, ok. Facevi una difesa mista. Ma finisce. Bravo. Vero? Sì, vero. Finisce la domanda. Che tre marcavano a uomo e cinque a zona. Sì, più o meno, sì. Tu che ne pensi? Una buona. Sì. Pensi che è una buona soluzione? Sì. Penso anch'io. Grazie Mattia, vai. Grazie. Luigi, per il presidente De Laurentiis. Sì, buonasera. Innanzitutto volevo ringraziare il presidente per la possibilità che ci ha dato stasera di poterci interfacciare direttamente con voi. La mia domanda... In questi giorni si sente ogni 48 secondi la maglietta di Cristiano Ronaldo, la Juventus, tutte le cose che abbiamo già abbondantemente anche discusso. Noi il top player stasera ho la possibilità di guardarlo in faccia, un uomo che farà girare la squadra, ma la domanda che voglio fare a voi presidente è a nome sicuramente di tante altre persone, qualche innesto fino alla fine del calciomercato, qualche top player... Arriva la ciliegina. Grazie Luigi. Ma vedi. Io rispetto molto la cultura del tifoso, perché
se il tifoso non avesse la cultura del tifoso, farebbe il presidente. Allora, innanzitutto voi non vi rendete conto di quanto siete offensivi nei confronti dei top player che stanno nella squadra. Top player che, guardate caso, il Chelsea, il Manchester City ci stanno violentando per portare via. Allora è strano, se stanno a Napoli non sono top player, ma se vanno al Manchester City sono top player. Allora voi dovete ringraziare che c'è un presidente che, quando ha avuto un'offerta 2 anni fa e il signor Conte mi ha telefonato direttamente per Coulibaly offrendo 58 milioni di euro, il signor Aurelio De Laurentiis ha detto grazie, no. Ma come, Aurelio, ti offro 58 milioni insieme? Antò, abbi pazienza, ognuno sa per i fatti propri. Allora, la squadra è una squadra, dal mio punto di vista e credo anche dal punto di vista del mister, di top player. Ci manca soltanto un terzino destro che sappia giocare anche a sinistra, perché come sapete Maggio è andato via e quindi dobbiamo trovare un bravissimo altro terzino che diventi o che già sia un top player. Allora, io so che tutti quanti vorreste un top player come Cavani. Allora, sgombriamo subito il campo. Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi, ok? Allora, avere Cavani e non far giocare gli altri, soprattutto in un momento in cui il nostro mister si è insediato e sta verificando le qualità degli uni e degli altri per poter scegliere, è abbastanza grave screditare gli altri a favore di uno solo. Una squadra è fatta di 11 più altri 11, non è fatta di uno solo, perché con uno solo non si vincono. Avete visto, noi con Higuain non abbiamo vinto, abbiamo fatto il suo record affinché lui guadagnasse il doppio. Noi stiamo facendo negli anni degli assist a chi lavora da noi per fargli poi guadagnare il doppio da qualcun altro. È chiaro il ragionamento? Oh, allora, il problema è molto semplice. Cavani innanzitutto ha un telefono, mi chiama, mi parla, si riduce lo stipendio, mi mette in condizione di parlare con il club, che può essere pure che non lo voglia dare via. Quindi il fatto che Cavani abbia una parte della sua famiglia a Napoli, gli farebbe piacere ritornare, però quando è dovuto andare via a guadagnare 3 volte tanto, è andato via. Ragazzi, per il Dio denaro purtroppo non si fanno sconti. Noi ci stiamo con la fede, con il cuore, quanto voi, perché voi ci mettete la fede e il cuore. Voi siete tutti quanti appassionati e uomini con le 3C, le conoscete le 3C, no? Cervello, cuore e... Gli altri non lo so, eh? Ok. Grazie Presidente. Vai, Gianluca, da Torino. Gianluca. Sì, buonasera. Io volevo salutare innanzitutto il mister e il presidente, il mio idolo Lorenzo Insigne, che è un grandissimo. Volevo fare una domanda secca al mister e voglio dirgli solo una cosa. Cos'è che l'ha spinta veramente a scegliere Napoli? Se è una cosa che è nata negli anni o è nata ultimamente perché è stato ingaggiato, diciamo? No, è nata, diciamo che la cosa è stata molto veloce, c'è stato un interesse della società attraverso il presidente, il direttore sportivo, il dottor Chiavelli, e sono venuti a parlare con me e penso che è stata una cosa molto rapida. Loro hanno detto che cercavano un allenatore e io ho detto che cercavo una squadra. Ci siamo combinati. Adolfo, ancora per mister Ancelotti? Sì. Allora, mister, buonasera. Le volevo fare una premessa. L'altra sera alla sua presentazione molti tifosi del Napoli, diciamo, definiamoli quelli più pretenziosi, sono rimasti un tantino delusi dal suo diciamo cosiddetto comportamento eccessivamente aziendalista nelle dichiarazioni, chiaramente.
Ora, alla luce di questo, perché chiaramente si aspettavano a fronte di una campagna acquisti e di determinati nomi di cui si sente parlare, eccetera, eccetera, si aspettava che lei potesse in qualche modo formulare qualche richiesta, eccetera. Questa delusione, ecco, io adesso alla luce di tutto questo mi rivolgo a lei in maniera schietta, sincera, le chiedo, io e lei siamo in una stanza da soli, ma lei ritiene in tutta onestà che questa squadra così com'è è competitiva per i massimi livelli? Beh, non è che lo dico io, lo dice quello che ha fatto il Napoli l'anno scorso, perché ha fatto 91 punti, cioè, e da esterno l'anno scorso ho visto una squadra competitiva, probabilmente una squadra che poteva far meglio in Coppa dei Campioni, probabilmente una squadra che poteva far meglio in Europa League, ma in campionato ha fatto tutto quello che è possibile. Poi sul fatto che sono aziendalista, è vero, io lavoro per il Napoli, non è che lavoro per... e quindi devo conoscere quelle che sono le strategie della società per il quale lavoro. So che il Napoli non ha il fatturato che ha, che può avere il Real Madrid o il Bayern Monaco, in base a quello parlando di questo con la società mi rendo perfettamente quelle che sono le possibilità e quelle che non sono le possibilità. La strategia di mercato che è stata fatta di comune accordo tra quelle che sono le mie idee, quelle che sono le idee della società e di tutti i collaboratori che lavorano per la società. E quindi credo che un allenatore deve essere un aziendalista, perché un allenatore per fare al meglio il proprio mestiere deve avere il supporto della società. Se già c'è il supporto della società, il supporto dei giocatori, è come dire... Parlare di altri giocatori oggi per me è come dire non mi piacciono i giocatori che ci sono adesso, ma io con i giocatori che ci sono adesso ci devo parlare, li devo vedere in faccia tutti i giorni e ci devo parlare tutti i giorni. Non mi è mai piaciuto parlare di giocatori di altre squadre, chiunque esso sia. Sono focalizzato sui giocatori che ho a disposizione. Come ho detto, il gruppo è sano, molto sano, e composto da giocatori bravi, punto. Grazie. Dalla panchina al campo, Michele per Lorenzo. Buonasera a tutti, saluto anche il mister, benvenuto nella nostra famiglia. Per Lorenzo è una domanda. L'anno scorso più di una volta si è sempre parlato, anzi negli ultimi 3 anni Napoli ha fatto delle cose eccezionali per migliorare questa mentalità. Ci manca la mentalità, anche più di una volta in qualche tua intervista hai detto stiamo crescendo. Oggi è arrivato mister Ancelotti, che penso che a livello di esperienza e di mentalità ha gestito dei gruppi, penso difficilmente da gestire. Ci sono dei campioni mondiali, Real Madrid, Bayern Monaco, che già ha notato qualche differenza nella gestione del mister, la differenza di come si fanno gli allenamenti, il progetto. E un'altra cosa, ti senti un attimino leader, visto che sei napoletano, e cambiamo questa mentalità che ci è mancata? No, io penso che mister quest'anno ci darà sicuramente una mano in più per affrontare soprattutto non il campionato ma soprattutto le competizioni europee, perché il mister, non lo dico io ma lo dicono le statistiche, è l'allenatore più vincente d'Europa e sicuramente su questo ci darà una grossa mano. Io spero di continuare a fare bene come ho sempre fatto, ma non posso farcela da solo, ma bisogna giocare insieme. E se questo gruppo ha dimostrato in questi anni di crescere ogni anno sempre di più, e quest'anno avendo il mister sicuramente possiamo fare cose ancora più importanti. Grazie Lorenzo. Torniamo al presidente con Antonio da Castellammare. Sì, no, volevo fare una domanda a lei presidente, di volta in questo senso. Cioè, si parlava prima della partita, se si poteva perdere in albergo, e in effetti quello che più brucia i tifosi è proprio questo, aver perso una partita in albergo. Ma non è stato l'unico caso, sono stati anche casi precedenti più o meno sempre che andavano in questo senso. Allora io mi chiedo, anche in futuro potrebbe succedere questo, nel senso che la vita, lo sport come la vita, non è una linea retta, ma ci sono le salite, le discese, e quindi sicuramente episodi di tal genere si ripeteranno. Allora io mi chiedevo, se diciamo, non bisognerebbe
prepararsi anche a questo, anche proprio dal punto di vista psicologico, fare una preparazione adeguata a livello psicologico proprio quando questi casi inesorabilmente si verificheranno di nuovo. Cioè, grazie. L'introduzione di uno psicologo, intende dire? L'introduzione di uno psicologo, ci sono squadre psicoterapeutica che e anche lei è psicologo, è esperto in psicologia dello Bene. Sport. Grazie, grazie molto. Ma veda, noi purtroppo veniamo fuori da un calcio malato da decenni. Un calcio malato, inquinato, dove nessuno mai ha avuto il coraggio di fare un mea culpa vero. Quindi siamo passati attraverso Calciopoli, abbiamo un calcio che è sottomesso a una centrale di Singapore che controlla il calcio scommesse clandestino mondiale che fattura 500 miliardi di euro neri. Quindi abbiamo delle grandi difficoltà soprattutto a creare quell'etica. Io non voglio fare il moralizzatore, però mi piacerebbe, noi abbiamo azzerato la Lega, la stiamo ricostruendo, abbiamo azzerato la FIGC, la Federcalcio, vorrei che la Federcalcio si ricostruisse in maniera seria e non con quelle contaminazioni che fino ad oggi hanno fatto il male del calcio e della sua credibilità. Quindi veda, quando lei mi parla del campionato di quest'anno, io lo so che il campionato di quest'anno è stato falsato ed è stato scippato, però noi è come se l'avessimo vinto, perché noi apparteniamo a quella che Totò chiamava la banda degli onesti. Va bene? Allora, poi ci sono stati degli errori di valutazione durante tutto l'anno, di valutazione speculativa, di capacità di poter utilizzare la rosa come si sarebbe dovuta utilizzare. Ma qui entriamo in un discorso troppo tecnico e di critica acuta e io non voglio riaprire delle ferite che nel frattempo mi si sono rimarginate e che ho assolutamente allontanato dai miei pensieri. Grazie Presidente. Stefano per Mister Ancelotti. Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti e tre. Grazie Presidente per questa bella serata. Grande Lorenzo, sei un mostro. Benvenuto a Mister Ancelotti. Le volevo chiedere, lei ritiene con la rosa attuale, per quanto riguarda soprattutto il centrocampo, è più efficace e più utile un centrocampo più tecnico di maggiore qualità o più fisico, dove magari si può andare maggiormente a contrasto? Perché ricordo al Milan ha preferito maggiore qualità con delle mezze punte in più perché erano dei fenomeni fondamentalmente. Grazie. Ma credo che diciamo com'è la qualità dei giocatori di centrocampo è abbastanza varia. Abbiamo giocatori con un'ottima qualità tecnica, come può essere Hamsik, come può essere Zielinski, come può essere Fabian Ruiz. Abbiamo dei giocatori molto aggressivi come Rock, come Allan, e quindi c'è varietà, di come Diawara, e quindi c'è varietà, gente che ha ritmo, che è dinamica. Devo dire che il centrocampo nostro è molto 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 completo e mi dà la possibilità di utilizzare diciamo tutti i giocatori a disposizione pur mantenendo un buon livello. Bene, grazie mister. Per il presidente De Laurentiis, come ti chiami? Dario da Cercola, da Napoli. Innanzitutto volevo ringraziare il presidente di averci portato fino a qui e soprattutto Insigne per lo splendido campionato dell'anno scorso, veramente di cuore. Un benvenuto al mister qui, sei di casa sicuramente, mister da noi, veramente. Presidente, ci tenevo a sottolineare un aspetto, noi stiamo vivendo una favola con la nostra famiglia e questo è un aspetto importante, essere qui a Di Maro per i bambini è una gioia. Vi chiedo la possibilità, se possibile, nell'anno migliorare questo aspetto della cura verso la famiglia, nel senso che dare la possibilità ai bambini di vivere esperienze anche con i calciatori. E so che è complicato per motivi di sicurezza, immagino che c'è un'organizzazione, ho visto Baldari da giorni organizzare, avete uno staff stupendo, però sarebbe bello per i bambini vivere queste esperienze.
in modo difficile sicuramente. Allora guardate, domani mattina mi metto io in prima persona, dopo aver svolto il lavoro che mi compete per portare a casa certe cose che sono rimaste in sospeso, importantissime. E io ogni giorno per 3 giorni mi affidate 100 bambini, ma non voglio i genitori, li affidate a me, li porto io sul campo. Ciao Valerio. Valerio, per chi è la domanda? Per il mister? Il mister. Un saluto a tutti e tre, al presidente, a Lorenzo che rappresenta il sogno di ogni napoletano e un bocca al lupo al mister. L'uscita di Giorginio è legata a un fattore tecnico, visto che il 4-2-3-1 può essere un modulo che non appartiene alle caratteristiche del giocatore, oppure per quanto riguarda il presente come una plusvalenza? Chi risponde? No, io... È finito? Sì, sì. Adesso Giorginio non è qua, questo lo possiamo dire. No, ma voglio dire, parlare degli assenti è sempre non positivo, perché bisognerebbe dare un diritto di replica. Allora, Giorginio è molto cresciuto in questi anni e ha dato quello che poteva dare, il massimo che poteva dare. Ci sono state delle richieste per Giorginio sia del Manchester City che del Chelsea, e quindi è giusto che lo si assecondi, ed è giusto, non rientrando tra l'altro nei nostri programmi, perché noi abbiamo voglia di spingere anche molti giovani, e l'acquisizione 2 anni fa di Diawara, che il primo anno ha fatto molto bene perché è stato utilizzato, il secondo anno si è visto di meno perché non è stato utilizzato come si sarebbe dovuto, quindi il mister lo apprezza molto. E poi voglio dire, per noi c'è un figliolo che non è un figlio al prodigo, ma è un figlio vero del Napoli, che è Hamsik, che il nostro mister ha deciso di mettere in cabina di regia difensivistica, quindi davanti alla difesa, e quindi di cambiargli un ruolo per dargli anche più potenzialità, visto che man mano che si cresce nell'età il fiato diminuisce, quindi bisogna anche cercare. In questo devo dire che Ancelotti è un maestro, è bravissimo, perché non è che ti fa la critica, ti dice fammi capire io come posso massimizzare le qualità di questo calciatore, e quindi questo già per noi diventa una garanzia di utilizzazione corretta e totale di tutti gli elementi della rosa. Bene. Non so se il mister vuole aggiungere. 5 minuti ancora. Perfetto, 5 minuti ancora con Francesca che torna da Lorenzo. Sì, allora, non è una domanda, è una cosa che ti dovevo dire, perché io sono proprio innamorata di te. Vieni a dargli un bacio, vieni. Vai, è già sposato. Vieni. Dagli un bacio, eh. Però questa è un'eccezione, eh? Non facciamo la fila adesso. Una signora innamorata di Ancelotti non c'è? No. C'è. Guardate che Ancelotti è un bel manico, eh? C'è, è qui. Fai un passo avanti. Non ho dubbi che ci sia. Prego. Come ti chiami? Alessandro. Alessandro, per il mister? Sì. Vai. Intanto volevo salutare tutti e ringraziare il presidente, perché grazie alla sua gestione oculata della società abbiamo sempre una società sana, e sono sicuro che finché rimarrà lui non faremo mai la fine che sta facendo il Milan, che è un colpo al cuore da italiano prima che da tifoso. E un benvenuto al mister Ancelotti, il migliore augurio che mi sento di fare è che comunque vada questa società rimarrà sempre nel cuore questa tifoseria. E una domanda: se per lei Hamsik ha le caratteristiche giuste, le qualità giuste per fare, appunto, come diceva il presidente, il regista? No, io penso di sì, perché è un ruolo che richiede prima di tutto molta qualità, molta conoscenza del gioco, esperienza, e quindi sono sicuro che Hamsik in quella posizione può giocare lì. Il dispendio di energetico rispetto al ruolo che aveva in precedenza magari
gli può dare ancora più freschezza, adesso lo stiamo provando, ha detto bene il presidente, abbiamo un giovane che ce lo invidiano tutte le altre squadre, e quindi che credo che il binomio, se ben utilizzato da parte dell'allenatore, può dare ottimi risultati alla squadra, che è una squadra che e lo dico anche ai giocatori, a me piace, mi piaceva come giocava, perché è una squadra che conosce tante cose, anche vedendo i primi allenamenti non hai bisogno di spiegare, perché tante cose le sanno, come muoversi, a stare compatti, a giocare con i tempi giusti, e quindi la squadra è fatta, non è che c'è bisogno, e neanche me, né tantomeno voglio fare rivoluzioni. Mi ricordo quando ero piccolo che avevo il motorino e a volte c'era il gas che era troppo alto o troppo basso, allora mio nonno mi diceva: guarda, c'è un apparecchietto che si chiama Jiggler, basta regolare il Jiggler. Ecco, questa squadra secondo me bisogna dare una regolatina al Jiggler, ma va già molto bene di per sé. Bene, grazie, due domande, mister. Le ultime due. Allora ragazzi, le ultime due, Giuseppe ha preso nota, ancora per mister Ancelotti. Sì, volevo fare una domanda al mister, che era: nel corso del campionato prevale a valorizzare i giovani o utilizzerà come nello scorso campionato gli 11 soliti titolari? Ma io credo che una squadra che fa, che ci auguriamo di fare tante partite in campionato, e sono assicurate in Champions, non si sa quante partite faremo, né tantomeno non si sa quante partite faremo in Coppa Italia, è indispensabile utilizzare più giocatori possibili, perché se è vero che magari 11, perché in generale l'allenatore ha in testa gli 11, però dopo ci sono tanti altri aspetti che bisogna considerare, che sono sicuramente l'ambiente che c'è nel gruppo e quindi la motivazione che tutti devono avere, il fatto che tutti debbano sentirsi coinvolti nel progetto, perché il fatto di avere il gruppo completo dei giocatori motivati significa allenamenti con più intensità, e questo fa crescere, diciamo, il livello qualitativo della squadra. Quindi sono convinto che la rotazione in una squadra che gioca le tre competizioni è indispensabile. Questo programma è stato offerto da Vacanze da sogno in Trentino presso la residenza turistica RTA Nevesole Folgarida, situato nella Val di Sole. La struttura offre ai suoi clienti la comodità di usufruire di appartamenti con angolo cottura, camere doppie o singole, saune, sala giochi e altro ancora con i servizi di un hotel. Cosa aspetti? Contatta il numero 046 3988 111 e rendi unica la tua vacanza. Sono scrigni di ricordi che il tempo rende labili. I pensieri e le immagini si rincorrono alla ricerca di sensazioni perdute.
profumo, la tua delicatezza, l'unicità del tuo sapore. Niente è perso. Tutto si trasforma.